Aspetta, aspetta, Lola, ci penso io. Ti ho detto di non venire più qui. Hai un ordine scritto, forse? Scusate, ragazzi, perché non ve ne andate con le buone e basta, eh? Il posto è grande, ci stiamo tutti. Mi perdoni se a volte esco dal mio ruolo di impiegata, so che non dovrei. In realtà non lo faccio apposta, ma a me fa molto male quando lei maltratta le donne e diventa così maschilista e poi usa quel tono orribile per dire le cose che io dice. Io non sono maschilista, non lo sono. Invece per me sì, sono punti di vista. Ascolta, Nini, io mai, ti giuro mai, farei qualcosa che potesse farti del male. No, stai al tuo posto, Chiki. Adelfa dov'è adesso? Adelfa, al rapporto. Bene, ascoltatemi, voglio informarvi che a partire da questo momento abbiamo una missione importante da svolgere qui nell'ambasciata. Devo piazzare qualche dispositivo speciale? Che genere di missione è? Adelfa, per il momento non posso fornire altri dettagli. L'unica cosa che dovete sapere è che si tratta di un evento storico. Ci è mancato tanto così per baciarla. Ma tu immagini che gran pasticcio sarebbe, Sebastian. Bene, adesso... Meno male che mi sono fermato in tempo. Adesso calmati un attimo e riordina le idee e cerca di rilassarti. Sì, ma come faccio? Io ci penso e cerco di razionalizzare. Però poi la vedo e tutti i piani se ne vanno all'aria. Non lo so, non resisto. Nella vita bisogna rischiare e correrò il rischio di uscire con Angelo. Con Angelo? Sì. Beh, non ha la faccia di un cavaliere ai tante, però, come dici tu, bisogna rischiare. Basta litigare, non so i motivi, ma un po' di allegria sarebbe meglio, no? Sì, se se ne vanno è tutto a posto. No, noi non andiamo da nessuna parte. Se credete di essere così bravi, allora facciamo una sfida. Perfetto, una sfida senza violenza, solo con la musica. Sì, bene, ottimo, facciamo una gara tra band. Ognuno dovrà dimostrare quello che sa fare. Avevi ragione tu, Fernanda giocava sempre con noi. E va bene, piccolini, io inizio a contare, voi nascondetevi, eh? Uno, due, fate in fretta! Chi l'avrebbe detto che si sarebbe affezionata tanto ai tuoi figli? Sì, è vero, è irriconoscibile. Le donne sono così quando amano veramente. Sono capaci di cambiare per un uomo. Deve essere il tuo invito! Sono sempre parole molto romantiche, così gentili. Angelo non finisce mai di sorprendermi. Ora devi dirgli di sì. Speriamo che mi dica di sì, speriamo che mi dica di sì, speriamo che mi dica di sì, speriamo che mi dica di sì. Angelo, puoi farla finita, per favore? Ma come? Invece di darmi una mano tu mi remi sempre contro. Scusa, non volevo. Però non è possibile che riponi le speranze in una lettera scritta da un altro. Questa è l'ultima lettera che ti scrivo. Possiamo evitare di dire l'ultima, non si sa mai, tante volte mi servisse in futuro un altro aiutino. Questa è l'ultima lettera, Angelo. Questa volta non ti scriverò soltanto belle parole e frasi poetiche. Questa volta voglio semplicemente parlarti di questo amore che non riesco più a controllare. Io non so come, non so quando ho cominciato ad amarti in questo modo, Nini. Ha detto che mi ama. Dopo cara Nini, che cosa ha detto? Angelo. Nini?